Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso vi volevo parlare del Bohemian Club, un'associazione criminale che, secondo Adam Kadmon, lo scrittore del libro Illuminati, è un'associazione di potenti, tra cui anche l'ex premier Silvio Berlusconi e gli ex presidenti americani George Bush Senior e George Bush figlio, che tramano dei sacrifici umani facendo dei festini con delle prostitute minorenni. Oltre a stare questi presidenti, ci sono anche altri ricchi banchieri e ricchi finanzieri. Però attenzione, non avete pregiudizi contro le persone ricche, che non tutti i ricchi sono non tutti i ricchi sono cattivi. Ci sono ricchi buoni e ricchi cattivi, così come ci sono poveri buoni e poveri cattivi. E io vi voglio dire che i poveri, quando sono cattivi, sanno essere veramente spietati proprio perché non hanno nulla da perdere. Dunque, tornando al discorso del Bohemian Club, fanno sacrifici umani al dio Moloch, un diavolo che un tempo era un dio, che facevano dei sacrifici, sacrificando bambini o sacrificando giovani prostitute per dei loro scopi loschi. Se volete informare ancora di più, compratevi il libro Illuminati e informatevi anche su internet, che ci sono queste, c'è questa associazione infame che è la Bohemian Club, così come un'altra associazione, la Skol e Bones, che è simboleggiato dal marchio del teschio con le due ossa delle tibie incrociate, mentre il Bohemian Club è raffigurato da una civetta. Un tempo la civetta era simbolo di intelligenza e di prosperità. Era proprio il simbolo della dea Atena, un'unica dea greca che era casta, l'unica dea greca che era ancora vergine, che era la dea della sapienza, e aveva questo simbolo della civetta, che adesso più che civetta somiglia quasi di più a questo dio infame Moloch, non dio quello dei cieli che è buono e misericordioso. Ma il dio Moloch in realtà è un demone, e questa civetta, che rappresenta in realtà il dio Moloch, un tempo rappresentava il simbolo della sapienza, perché la civetta simboleggia la sapienza come il gufo simboleggia la saggezza, mentre i medievali hanno trasformato il simbolo del gufo come un animale porta sfortuna, simboleggiando i cimiteri un uccello del malaugurio, come la civetta, che è stato considerato un uccello del malaugurio, da cui fanno parte degli strigidi, ovvero da dove deriva il nome strigide strega. Comunque il gufo e la civetta sono meravigliosi uccelli, molto belli, molto silenziosi, da studiare, da capire, da ammirare nel loro silenzioso volo e nelle loro strategie di caccia e di sopravvivenza. Il gufo è sempre stato un simbolo di saggezza, come la civetta simbolo di intelligenza, anche se poi con l'andare del tempo hanno perso quel significato, assicurandosi significati brutti di cui vorrei eliminare. Non è vero, nessuno porta sfortuna. Con questo è tutto, un abbraccio dal Gran Mitico.